E allora ritorniamo con Tutto Bici Web, con un grande protagonista delle strade toscane, della grande bicicletta, del ciclismo. Signori, Luca Scinto. Luca, è finito questa mattina in Lunigiana, un francese con un italiano alle sue spalle, Lorenzo Fin. Grandi protagonisti finalmente gli italiani, anche a Lunigiana si sta muovendo qualcosa nel circuito giovanile italiano. Ah, per me sì, si sta muovendo dagli allievi ai juniori, si sta muovendo tante cose. Purtroppo io sono abbastanza contrario, per me è troppo veloce questo ciclismo giovanile e credo che nel lungo tempo forse qualcosa si sta sbagliando, però purtroppo io sono uno dei pochi che dico che i juniori bisogna farli crescere anche nell'Under 23 o in una squadra continental, invece continuano a farli passare nelle volture. Questo per me mi sembra una cosa assurda, però io sono... Ho sempre detto quello che penso, dico ancora quello che penso. Fra 5-6 anni vedrai se hanno ragione gli altri, perché non tutti sono Evenepoel, non tutti sono Pogačar, non tutti sono Van Aert o Van der Poel. Questi qui vengono fuori ogni 30 anni, corridori forti così. Per me ci vuole tempo e maturazione fisica. Non è detto che un ragazzo di 20, 18 anni che sia un mediocre corridore e a 22 anni diventa un ottimo corridore o 23. Ho parlato col CT Salvoldi e è stata avanzata un'idea di portare a 3 gli anni dei juniores, sono d'accordo, lui era anche d'accordo, cercare di aumentare e soprattutto cercare di aumentare il numero dei ragazzi juniores nelle squadre under. Allora, il terzo anno è fondamentale per i juniores, punto. Sarebbe fondamentale, però è l'USEI che ci deve comandare, non è inutile farlo in Italia e l'USEI non gliene frega niente. Bisogna partire da una regola non federale, ma USEI, prima cosa. E seconda cosa importante è che non fare andare i corridori italiani all'estero da giovani nelle volture, bloccarli. Nelle squadre italiane sì, ma nelle squadre estere no. È impossibile farlo, però sarebbe una bella idea. Le scuole europee stanno un attimino, per come abbiamo detto, surclassando quelle che sono le squadre italiane. È una questione di tecnici o è una questione soprattutto di No, no, scuola? i meglio tecnici rimangono in Italia, appunto. Quelli che dicono che si devono modernare, forse sì, però i meglio tecnici sono in Italia e sono sempre stati in Italia. Il dio soldo è all'estero e non è in Italia, è quello che fa la differenza. Signori, questo è Luca Scinto, Tutto Bici Web, grazie ancora Luca.